Si è dimessa la rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia, professoressa Giuliana Grego Bolli. Secondo quanto appreso dall'Agenzia Nazionale di Stampa, la decisione è stata comunicata al ministro Gaetano Manfredi. La rettrice è stata sospesa per 8 mesi dall'esercizio del pubblico ufficio per l'indagine sull'esame di Luis Suarez. È una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza dopo 2 anni di gestione sfidante ma anche proficua dell'istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore dopo aver prima servito come docente devota e dedicata per oltre 40 anni, ha scritto la rettrice. L'inchiesta che ha decapitato la gerenza di Palazzo Gallenga era stata avviata subito dopo la prova di italiano del campione di calcio. La ragione della mia scelta anticipata oggi è dettata dalla constatazione della grave crisi nel quale è precipitato negli ultimi giorni l'Ateneo e dalla conseguente urgenza di porvi immediato rimedio senza attendere quel mese di tempo, mi dicono i miei avvocati, necessario ad avere l'esito del mio ricorso. Prosegue la lettera. Ritengo doveroso anteporre il bene dell'Ateneo, una importante risorsa per il paese e per il territorio dell'Umbria, al mio seppur legittimo diritto di difesa, che continuerò ad esercitare più liberamente come privato cittadino, nell'assoluta certezza di aver operato sempre nel totale rispetto di leggi e norme al servizio dell'istituzione alla quale ho dedicato tutta la mia vita accademica, ha aggiunto. Certa che ogni decisione in merito del ministro, nota di redazione, sarà la migliore, la più competente e oculata. Nella durata del Consiglio di amministrazione dell'Università per Stranieri di Perugia, che si è tenuto nella giornata di lunedì, è stato deliberato di chiedere l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del direttore generale, dottor Simone Olivieri. Si è inoltre stabilito che fino al 31 dicembre 2020 il dottor Francesco Lambone, funzionario dell'Ateneo, eserciterà le funzioni del direttore generale con esclusivo riguardo ai soli atti di ordinaria amministrazione urgenti e differibili. Piazza Italia oggi per il Movimento 11, peraltro presente anche Mio Italia, Movimento Imprese e Ospitalità rappresentato da Paolo Bianchini. Dicevo Movimento 11 in Piazza Italia per l'iniziativa dell'Incatenata. Siamo a Perugia e i rappresentanti e una parte piccola delle partite IVA che sono impegnate in questa lotta continua per richiamare l'attenzione del governo hanno partecipato a questa iniziativa che porta un po' la marca semantica di quello che sarà anche in futuro le prossime proteste delle partite IVA che sono strangolate dai vari decreti e che chiedono solo ed esclusivamente di poter tornare a lavorare. Noi abbiamo intervistato quella che è l'animatrice del gruppo e di fatto la portavoce che si chiama Laila Rossini. Laila Rossini, allora oggi siete arrivati ad un grado di contestazione, di protesta un po' più eclatante, quindi vi incatenate. Sì. Ecco, vogliamo rimarcare quali sono i problemi? Allora, i problemi già detti e stradetti delle nostre partite IVA sono la totale indifferenza da parte delle istituzioni alle nostre difficoltà in questo momento molto serie e lavorative. Si tratta di una situazione per emergenza Covid, ma già pregressa, come già abbiamo detto, dagli anni passati, che ci porta a chiudere Sala Cinesca nel 2021 molto probabilmente. Le nostre attività in questo momento soffrono, sono in sofferenza, abbiamo delle restrizioni che non ci permettono di lavorare in maniera adeguata e non abbiamo aiuti dal governo. Abbiamo aiuti parziali che non servono a niente, elemosina, totale elemosina, e disposizioni rigide che puntano solamente a fare verbali ad attività che cercano di lavorare. Questo è quanto noi pensiamo in questo momento. Avevamo chiesto un colloquio con la Regione, questo colloquio c'è stato rimandato per ben 3 volte. Siamo qui questa mattina appunto per ribadire il fatto che c'è bisogno assolutamente di aprire un tavolo con la Regione, con le nostre associazioni Mio Italia e Movimento 11 e parlare delle nostre condizioni e cercare di trovare delle soluzioni concrete, degli aiuti concreti, perché così non le attività e l'economia italiana sicuramente andrà a fare una brutta fine da qui a 2 anni. Qualche giorno fa, a diritto rovescio, di Paolo Del Debbio è stato ad Assisi insieme a dei vostri colleghi. La manifestazione in certi momenti ha preso anche una piega piuttosto veemente. Vi fermerete qui? Non ci fermeremo qui, continueremo a manifestare, continueremo ovviamente ad essere sempre un po' aggressivi, passami il termine, perché non abbiamo più voglia di essere presi in giro, non abbiamo più voglia di tante parole buttate al vento e non abbiamo
più voglia di contentini inutili. Noi abbiamo bisogno di decisioni concrete da parte della Regione, da parte del Governo. Abbiamo bisogno che la Regione porti la nostra voce ai tavoli governativi e che siano prese ovviamente delle disposizioni differenti e che ci sia più serietà nel trattare le imprese e le partite IVA di tutta Italia. Quindi la prossima manifestazione di protesta, perché per forza di cose probabilmente prossima settimana. Dove e che cosa faremo? Sempre qui a Perugia, poi ci sarà la prossima domani mattina a Roma, noi saremo presenti anche a Roma con Mio Italia, organizzata da Mio Italia. E ovviamente noi presideremo tutte le manifestazioni e prossima settimana butteremo fuori anche la data per la nuova manifestazione qui a Perugia, proprio per Movimento 11, per tutte le partite IVA. Comunque resteremo qui fino a quando non ci ascolteranno e non avremo un confronto con la nostra regione. La paura del Covid non frena la corsa allo shopping in vista del Natale, tantissime polemiche per la folla di gente che nel fine settimana ha raggiunto il centro storico di Perugia, tante le foto pubblicate sui social che mostrano centri storici presi d'assalto, ma non solo il capoluogo di regione ma anche Foligno, Terni ed altre città, complice l'atmosfera del Natale e meno misure restrittive anti-Covid. Domenica sera in centro storico gli agenti della questura insieme a quelli della polizia locale hanno deciso di chiudere l'accesso all'Acropoli, anche se la maggior parte indossava la mascherina non sono mancati i controlli delle forze di polizia. Qualche assembramento è stato notato a Perugia nelle scalette del Duomo, lì qualche giovane nel consumare cibi e bevande oltre che fumare la sigaretta è stato visto senza mascherina. La paura di una terza ondata a gennaio dopo le feste è per 80. Perugia ha reso omaggio a Paolo Rossi all'interno dello Stadio Curi, una cerimonia privata alla quale però non sono mancati gli applausi e i cori dei tifosi della Torcida, molti quelli che hanno atteso l'arrivo del feretro a Pian di Masiano con bandiere e uno striscione «Ciao Pablito Rossi, Curva Nord». Poi la cerimonia in campo ad accompagnare il feretro, la famiglia con la moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti. Paolo ha detto: ha sempre amato Perugia, grazie per l'amore che è tornato indietro, sono orgogliosa, ha detto. A nome della città ha portato il saluto il sindaco Andrea Romizzi, è stato un esempio, ha detto, ha scritto pagine importanti della memoria di Perugia. Il presidente del Perugia, Santo Padre, ha assicurato massima apertura nel poter fare qualche cosa per ricordarlo. Fra le proposte emerse in questi giorni, l'intitolazione a Paolo Rossi del settore giovanile. Di giovani ha parlato proprio il cappellano del Grifo, padre Mauro Angelini, ricordando l'umanità di Rossi quando, di nascosto, andava a trovare i bimbi malati all'ospedale. Ora gioca nelle praterie celesti, ha detto, non solo con Scirea ed Attoma, ma anche con quei bimbi malati di leucemia. Pablito, campione del mondo nell'82 e giocatore del Perugia nella stagione 79-80, è stato salutato anche da un ex grifone che ha rappresentato le vecchie glorie biancorosse, Franco Vannini. Al termine della cerimonia il feretro di Paolo Rossi è stato portato al cimitero di Perugia per la cremazione. Siamo qui per evidenziare Corso Vannucci pieno, i centri commerciali e i negozi pieni, mentre le scuole restano chiuse. Le studentesse e gli studenti di altra scuola, assieme al movimento di docenti e studenti di priorità alla Scuola Perugia, si sono incontrati in Piazza della Repubblica Perugia per rivendicare il diritto allo studio universale e ad una didattica in sicurezza. Hanno gridato, inveito, proposto e criticato quel manipolo di giovani e di docenti che sono sempre più convinti che la scuola non abbia diffuso il virus, ma il Covid sia stato diffuso nella scuola. Sotto attacco, ovvio, anche i trasporti, ma sentiamo le loro voci. Allora, nell'immediato quello che noi chiediamo di rientrare a scuola in sicurezza, ma che è quello che chiedevamo per quest'estate, cioè vogliamo risorse per la scuola pubblica statale, che significa potenziamento dei trasporti, che significa riduzione del numero di alunni per classe, che significa potenziamento del personale che lavora a scuola. Risorse, come in tutti i settori che consideriamo prioritari. Ma in realtà la vita ha bisogno di riproduzione e di cura, non tanto di mercato, e abbiamo bisogno di stare vicini ai nostri ragazzi, così come abbiamo bisogno di costruire un modello di società dove tutti abbiano la possibilità di essere inclusi, di essere presenti e di essere valorizzati. La didattica a distanza, al contrario, crea un, come dire, forme di esclusione e le amplifica a dismisura. Gli studenti vengono anche demonizzati perché stanno causando contagi, viene detto, ma in realtà i contagi all'interno della scuola sono praticamente inesistenti. Quindi gli studenti vogliono tornare a scuola, ma vogliono farlo in sicurezza. Crediamo che questo tempo sia stato ampiamente sprecato, era quest'estate che non veniamo ascoltati quando ci dicono che siamo il futuro e in realtà non, neanche a nessuno interessa la nostra opinione.
Una ragazza del primo liceo, che già nel primo lockdown aveva avuto una depressione devastante, si è tagliata le vene. Lo aveva minacciato e lo ha fatto. È successo a Perugia in un paesino. Quello che io voglio dire è che non si sta cogliendo l'importanza di quello che sta avvenendo. Togliere la scuola significa togliere la socialità, l'incontro, i momenti d'amore e di socializzazione. Questi ragazzi senza scuola non possono vivere. A dirlo è una ex insegnante di scuole materne, medie e superiori che si chiama Eustochia Albarosa delle Rose, papavero ribelle per gli amici. Ovviamente ha raccontato una storia che comunque ha avuto buon fine. Papavero, continua la ex insegnante raccontando di quella studentessa. Se mi tolgono la scuola io mi ammazzo, era una ragazza del primo liceo. La professoressa che ha fatto questa inquietante rivelazione era in Piazza della Repubblica, Perugia, a chiedere, anzi no, a gridare il disagio di chi vuole attenzione ad un mondo speciale, quello della vita degli istituti scolastici. Noi l'abbiamo intervistata. Non si è fatto nulla, non si sono potenziati i mezzi. Conseguenza è scattata di nuovo la scuola a distanza DAD, per cui l'esito si hanno ragazzi con disturbi del sonno, con fobie, con paure, con manie suicidarie. Una mia figlia che già nel primo lockdown aveva passato una depressione si è tagliata le vene, cioè l'aveva minacciato e lo ha fatto, dicendo: papavero, se a me mi tolgono la scuola io mi ammazzo. Alcune centinaia di persone hanno preso parte sabato mattina nel centro di Terni al corteo organizzato unitariamente dai lavoratori di Treofan e San Gemini per tornare ad accendere l'attenzione sulle due vertenze in piazza, a sostenere la protesta organizzata da segreterie territoriali e RSU, oltre a numerosi politici. Il corteo, guidato dalla delegazione della Treofan e dal sindaco Leonardo Latini, si è radunato sotto la sede del comune e poi, percorrendo Corso Tacito, ha raggiunto la prefettura. Qui tre rappresentanti della Treofan si sono incatenati simbolicamente per alcuni minuti, mentre le delegazioni sindacali dei chimici e degli alimentari sono state ricevute dal prefetto Emilio Dario Sensi. Distribuiva cioccolatini ai bambini in Corso Vannucci, quel babbo Natale dinocolato e alto quasi 1,90 m. Mamma e papà e piccoli in quella che sembra essere una tregua armata dall'attacco del temibile virus hanno preso d'assalto Corso Vannucci a Perugia in una giornata di sole. Tutti rigorosamente con la mascherina e, come vedete nelle immagini, anche i più piccoli. Una generazione, la loro, che quasi non è venuta alla luce, già si scontra con una delle pandemie peggiori della storia dell'umanità. Quel piccolo chiostro che è collocato in Piazza della Repubblica a Perugia par quasi diventato un avamposto di questi piccoli eroi. Certo è che vuole essere, e lo sentiremo tra poco, un invito ad andare in Acropoli a Perugia per reagire di fronte allo tsunami delle anime provocato dalla virulenza di un essere che solo il microscopio elettronico riesce a vedere. Con i commercianti e gli artigiani del centro storico abbiamo organizzato Babbo Natale, che omaggerà tutti i bambini con appunto della cioccolata, e invece per i grandi che avranno effettuato un acquisto, che si presenteranno qui nella giornata di oggi e di domani con lo scontrino, omaggeremo un biglietto del millimetro. Quindi ecco, è una 2 giorni ovviamente per festeggiare l'arrivo del Natale, cercando di dare un piccolo segnale alla città. Alla luce della normativa e delle disposizioni vigenti si conferma che la data di inizio dei saldi invernali in Umbria è fissata per martedì 5 gennaio 2021 e che gli stessi termineranno sabato 6 marzo 2021. Lo comunica l'assessore regionale al commercio Michele Fioroni, ricordando che nello specifico la norma prevede che i saldi invernali inizino il primo giorno feriale antecedente l'Epifania con la durata di 60 giorni. Questo, aggiunge l'assessore, anche in ragione delle richieste pervenute da parte delle associazioni di categoria che, nonostante la particolarità del momento che vive anche il settore del commercio, hanno inteso, nell'interesse della categoria e dei consumatori, non procedere con alcun rinvio. Nonostante le molteplici difficoltà di bilancio e quelle dovute alle insidie di questa seconda fase della pandemia Covid, che ha prodotto conseguenze drammatiche sul fronte dei trasporti ferroviari, la sperimentazione triennale del Frecciarossa Perugia-Arezzo-Milano-Torino della mattina, con ritorno serale, sarà prorogata tutto il 2021. Nonostante un incremento significativo nella richiesta di copertura del costo di un servizio totalmente a mercato,
coperto necessariamente quindi dall'introito dei biglietti e dalle compensazioni degli enti pubblici. La relativa delibera di giunta, dopo una fase istruttoria molto complessa, è oramai in approvazione. E quanto ha detto l'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, prosegue così la possibilità di prenotazione dei biglietti anche per il gennaio 2021, agli stessi orari e condizioni precedenti, in attesa che Trenitalia possa rendere definitiva in tutti i dettagli l'offerta per il prossimo anno. Dopo gli ultimi sforamenti dei valori di PM10 nell'aria monitorati da ARPA, stop a Terni alle auto più inquinanti e ai caminetti, come previsto dalle ordinanze adottate dall'amministrazione comunale. A supporto di tale decisione, le normative regionali e nazionali che prevedono l'obbligo dei comuni di adottare misure a contrasto dello smog cittadino quando supera i limiti. Da domenica 13 dicembre, il lunedì e il martedì fino al 31 marzo non potranno dunque circolare le auto più inquinanti, benzina Euro 0 e 1, diesel Euro 0, 1 e 2, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Dal lunedì al giovedì H24, sempre fino al 31 marzo, divieto di utilizzo di impianti di combustione a biomassa vegetale come camini e a legna e stufe a pellet, con caratteristiche ad alta emissione nelle zone a meno di 300 metri di quota. Dal 1 novembre scorso, inoltre, sono in vigore due ordinanze comunali, quella che limita la temperatura nelle abitazioni a 18 gradi e riduce la durata di accensione giornaliera ad un massimo di 11 ore fra le 5 e le 23 e quella di divieto di combustione dei residui vegetali al di sotto dei 300 metri di quota. Scoppiettante pareggio e rimonta per i biancorossi che a 10 minuti dalla fine erano sotto di due reti. La squadra di Caserta è riuscita quantomeno ad agguantare il meritato pareggio contro un'avversaria che si è dimostrata sul campo brava ed ostica. Sono stati gli attaccanti Murano prima e Melchiorri dopo a scacciare via l'incubo della sconfitta, che sarebbe stata particolarmente bruciante. Undicesimo risultato utile per i rossi di casa, sesto per i veronesi, che proseguono la scalata alla griglia dei playoff. Ah, è stata una partita difficile come pensavo già prima della partita, una squadra che stava in salute, una squadra che arriva da risultati importanti e quindi le difficoltà, lo sapevamo, delle difficoltà. È pur vero che poi ogni partita è fatta di episodi, l'episodio se fai gol dopo 5 minuti con Melchiorri magari si può mettere in un altro modo la gara, poi diventa un po' più passa il tempo una squadra come noi, che siamo tra virgolette anche costretti a vincere, soprattutto quando giochi in casa, subisci calcio di rigore un po' troppo generoso a mio avviso, poi subisci gol, non era facile avere una reazione, soprattutto anche dopo il 2-0 negli ultimi 15 minuti, è stata una gran bella reazione da parte della squadra. Credo che le difficoltà trovate oggi, sia il primo tempo, anche il secondo, siano dovute magari, credo che ci sia un unico responsabile di questa non bella partita, soprattutto primo tempo e l'inizio del secondo, anche per alcuni tratti del secondo, e sono io, perché alla squadra avevo chiesto le cose che hanno fatto, ho sbagliato e purtroppo siamo andati in difficoltà. Quando pensi di fare delle cose e di trarre dei benefici, poi magari sia per la paura delle squadre avversarie, sia perché, ripeto, ho dato dei segnali non giusti oggi. E siamo andati in difficoltà, non per colpa sicuramente dei ragazzi che hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto. Sono molto contento soprattutto anche per loro, perché hanno avuto una reazione dopo il 2-0 importante. Queste sono delle reazioni che ti fanno capire che la squadra è dura a morire, non vuole assolutamente perdere. E questa è stata una bella reazione da parte della squadra, sono contento per loro. Soffre il Perugia ma evita il flop, già, perché nella partita contro la Virtus Verona erano stati proprio gli ospiti a passare per primo in vantaggio nonostante avessero fallito un calcio di rigore proprio al decimo del primo tempo e a raddoppiare addirittura nel secondo tempo. Ma la squadra ha avuto una reazione positiva negli ultimi 10 minuti
ed ha riacciuffato il pareggio con una prestazione in quei minuti finali vigorosa, anche se non particolarmente lucida, perché avrebbe potuto anche segnare il terzo gol. Una reazione con Murano prima, che ha segnato il gol del 2-1, e con uno strepitoso Melchiorri che ha siglato la rete del pari. Un pareggio che lascia un pizzico di amaro in bocca, perché la squadra di Caserta è ora agganciata dal Modena e viaggia al quarto posto in classifica, sempre a due punti dalla seconda, che è il Padova, ma a cinque punti dal Sud Tirol, la vera, diciamo così, squadra che si è messa sul proscenio in questo avvio di campionato, la vera rivelazione. Però non è successo nulla di particolarmente grave, la classifica si sgrana lentamente, il Perugia ha il vantaggio sulla quinta di due lunghezze e dovrà approfittare ora della trasferta di Trieste, che ha sorpassato la Virtus Verona ed è ora al decimo posto, l'ultimo disponibile della griglia dei playoff, e poi giocarsi in casa nell'ultima partita con la Fermana, un'altra possibilità di tenersi sempre nelle zone alte della classifica. Poi a gennaio si vedrà se la società avrà davvero voglia di metter mano al portafoglio, perché ormai è indubitabile che in attacco serva una spalla più prestigiosa, più possente per Melchiorri, giocatore straordinario anche in quest'ultima giornata, e forse anche una rivisitatina al centrocampo, dove manca una illuminazione continua della manovra. Vittoria della Ternana, che batte nei minuti finali l'Avellino allo stadio Partenio. Dopo 90 minuti equilibrati ma combattuti, passano le fere di Lucarelli. Primo tempo piuttosto equilibrato, la Ternana parte bene e passa in vantaggio dopo 9 minuti dall'inizio grazie a Daniele Vantaggiato. Al minuto 38 l'Avellino riporta il match in parità, cross di Ciancio verso Aloi che di piano batte Iannarelli e fa 1-1. Nella ripresa le fere si limitano a gestire l'1-1, nessuna delle due squadre spinge per trovare la rete del vantaggio. A tempo quasi scaduto la Ternana passa nuovamente in vantaggio al 90° minuto, grande scambio al limite dell'area tra Salzano e Peraltra. Tiro di Falletti respinto dal portiere e Laverone a porta vuota segna il gol del raddoppio. Non bastano all'Avellino i 5 minuti di recupero e il triplice fischio decreta la vittoria della Ternana. No, non me l'ero immaginata così e sono contento di aver fatto questo gol, ma soprattutto di aver portato 3 punti importanti per noi, per la Ternana. Lo cercavo da tanto sto gol per mettermi alle spalle un periodo così e così, soprattutto nell'ultimo anno, e che sia un punto di partenza. Il Gubbio ha dominato il Carpi ma deve accontentarsi di un punticino. Finisce 2-2 la partita al Cabassi, tanti rimpianti, fin troppi guardando la prestazione e le occasioni. La striscia positiva continua con 13 punti in 7 gare utili consecutive, mentre gli emiliani non vincono da 7 turni e in casa hanno infilato 4 pareggi di fila. Sì, la partita dominata, potevamo fare più di 2 gol, poi c'è stato l'episodio del rigore, vorrei rivederlo con calma, ma poi c'è stata una ammonizione, un fallo che non c'era assolutamente, da lì è cambiata la partita, condizionato da un errore arbitrale che ci ha penalizzato. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Alta pressione sull'Italia, ma una perturbazione si avvicina. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 15 dicembre. Nuvolosità in transito al mattino, specie al centro-nord, ma senza fenomeni di rilievo. Maggiori aperture al sud.
Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità in transito alternata a schiarite, deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1400 metri. In serata e nottata peggiora con deboli piogge al nord sull'Alta Toscana e sulla Sardegna occidentale. Neve oltre i 1000-1500 metri sulle Alpi. Variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento al centro-nord e in calo al sud. Massime stazionarie o in lieve diminuzione. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Più. La tua regione sul canale 15.